arriva la tritium, una cosa è certa, la tritium ha bisogno di punti per togliersi dalla parte del fondo della classifica. Eh sì, rispetto alla partita difficile, perché insomma la rosa della tritium non rispecchia la classifica che hanno, perché insomma nell'ultimo mercato hanno preso un giocatore importante in questa categoria. Mi aspetto sicuramente una partita difficile, anche perché appunto questa squadra che vengo qua è lì in fondo alla classifica e cercherà di fare di tutto per cercare di risalire la china, quindi mi aspetto una battaglia. Dal punto di vista tecnico-tattico si aspetta dei cambi loro rispetto alla partita di mercoledì contro il Forlì? Mi sembra che hanno uno squalificato, penso che non ho idea cosa possono cambiare, però tutto dipende da quello che riusciamo a fare noi. Per quanto riguarda invece il Prato, ci sarà qualche cambiamento? Ma qualche cambio per le partite avvicinate probabilmente lo farò per quanto riguarda le quote. Domani si gioca a Lungo Bisenzio. Lungo Bisenzio in questo momento non sta dando i frutti che tutti noi ci aspetteremmo. 3 trasferte, 3 vittorie. Cosa per cambiare? Non è colpa di Lungo Bisenzio, è colpa nostra, perché in casa è vero abbiamo incontrato le squadre più forti, ma sicuramente non abbiamo avuto lo stesso andamento nelle partite esterne. È un problema? Quanto prima vogliamo cercare di invertire la rotta. È un problema secondo lei mentale? Ma non lo so se è mentale, chiaramente in casa un pochino di pressione in più ce l'abbiamo. Magari anche per la voglia di far bene, a volte sbagliamo. Sicuramente non mancherà come sempre l'appoggio dei tifosi. Speriamo di dargli una bella soddisfazione ogni tanto, perché insomma hanno bisogno, oltretutto sono sempre presenti anche in trasferta, quindi speriamo che domani sia la volta buona.